successi di questa vigilanza e mi ero dimenticato per dirti di menzionartelo, ce ne sono molti di questi casi che stiamo controllando. E questo è, io avevo letto un trafiletto sul Fatto Quotidiano rispetto al fatto che la RAI dava per 3 anni 750.000 euro a Comunione Liberazione per seguire i suoi meeting. È un assurdo, che è come se noi come movimento facessimo il V-Day 4 e chiediamo alla RAI 1 milione di euro per venire a seguire il nostro V-Day magari per i prossimi 3 anni. Non ha senso, quindi ho fatto un quesito proprio io a firma mia, la risposta scritta alla RAI chiedendo tutte le spiegazioni del caso. La RAI mi risponde che questa trattativa commerciale con Comunione Liberazione era vera e dopo un poco mi hanno scritto una lettera che la trattativa era saltata perché loro non ritenevano più giusto fare questo tipo di trattativa dal punto di vista economico, non la ritenevano più conveniente e quindi a Comunione Liberazione mi sono saltati 750.000 euro di finanziamento RAI per seguire i propri meeting, un assurdo. Quindi questo con la pressione giusta, quella costruttiva, con la trasparenza possiamo fare molte cose e questo è un esempio di tanti. Un altro esempio, mi accorsi che stavano presentando emendamenti per l'aumento del canone da destinare poi alle TV regionali private e al Senato, facendo una battaglia e furono ritirati tutti gli emendamenti. Certo.